Marco Solfanelli, editore del Bambino Spezzato, perché ha deciso di pubblicare questo saggio? Ma la mia casa editrice è molto attenta ai problemi sociali, quella riguardanti le separazioni familiari e i problemi dei bambini è particolarmente sentito, quindi è stata, diciamo, un'iniziativa che proposta dalla dottoressa Ottaviano, che io ho accolto con grande piacere, perché è importante parlarne, perché tanto bene si può fare su questo argomento. Presidente, un'altra bella iniziativa promossa dal Lions Club Vittoria Colonna di Vasto, tantissimi gli appuntamenti in programma proprio in queste settimane in città, ricordiamo la presentazione del libro Il Bambino Spezzato di Paola Ottaviano. Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo ritenuto di portare all'attenzione della città, perché è un problema di grandissima attualità, quindi ancora una volta io voglio ringraziare Angela Polimolino che ci ha sottoposto questo service e che noi abbiamo accettato con grandissimo entusiasmo. Un ringraziamento particolare alle relatrici di questo convegno, bravissime, che hanno captato l'attenzione di tutta la platea, quindi una serata bellissima, però ne seguiranno tante altre, come già anticipato. A brevissima scadenza il 1° dicembre il premio Pietro Cola e il 21 dicembre il premio di Egidio, che assegna ai migliori studenti dell'anno scolastico 2011-2012, i premiati con 110 e 110 lode delle scuole di Vasto.